Mio padre disse a mia mamma: domani si scende in strada, si spara e si muore, testualmente. A questo qua non lo far uscire, Cherichi, non lo far uscire. Anzi, mi diede un aggettivo. Disse a mia mamma: a stu pazzo, non lo facci. Io invece uscì. Napoli ha avuto il privilegio di essere la prima città a liberarsi da sola. Noi ci chiamavamo patrioti, insulti, e poi siamo diventati partigiani, perché si è unificato il movimento, tutti coloro che combattevano da Lazio in su, dopo Napoli, che Napoli è stata la prima città. Io la sera del 27, io sedicenne, sapevo quello che si doveva fare la mattina del 28, perché avevano costituito una cellula di cilentani antifascisti. Si riunivano presso lo studio Ciccio Lanza di Marina di Camerota. Era conosciuto come il dentista comunista di Via Foria. Allora, quando arrivava la polizia, loro stavano là per curarsi i denti e non succedeva niente. Ecco, il giorno 27 papà partecipa alla riunione presso Ciccio Lanza, il dentista comunista di Via Foria. E arriva a casa, a mia mamma dice: guarda che domani si scende in strada, si spara e si muore. Testualmente, guarda, però a questo qua, che ero io, non lo farò uscire, perché se devo morire, devo morire io, non lui che è giovane. Purtroppo mio padre, quella mattina, viene colpito da un attacco di malaria. Sapevo dove teneva lui nascosta la pistola. La vecchia pistola, e sono andato dove si stava erigendo la barricata. Io, quando stavo alla barricata mia, con il mio comandante era Nicola Lembo, un ufficiale calabrese, fidanzato con una ragazza napoletana. Questo giovane ufficiale, l'8 settembre, si sono sbandati tutti quanti. E si è rifugiato nella casa della fidanzata, ovviamente. Lui aveva sbarrato la porta d'ingresso in questo appartamento, l'aveva sbarrato con delle assi di legno inchiodato, per segnalare non c'è nessuno. E la barricata stava a pochi metri distante da questo palazzo, da questo appartamento, nel quale questo palazzo c'era anche un mio compagno stavamo a scuola assieme, e quando da una balconata di fronte i fascisti filotedeschi sparavano, io, siccome ero amico del figlio di questa famiglia, dissi: io vado, io entro, posso andare perché mi conoscono, e cominciai a sparare contro i fascisti e i tedeschi che si trovavano nel palazzo di fronte, perché loro stavano in una posizione di vantaggio. Stavano sopra, noi stavamo in strada. Ho sparato, fortunatamente non sono morto. E ho cercato di trasmettere questi valori di libertà, di democrazia e soprattutto di pace. La mia casa, in linea d'aria, dal ponte della sanità distava forse 150 metri, stavamo allo stesso livello. Sono trovato
partecipa al museo con Maddalena Cerasolo, perché Maddalena Cerasolo è stata l'unica donna decorata al valor militare, però moltissime donne hanno combattuto le quattro giornate. Ho sempre detto che senza l'apporto delle donne le quattro giornate non si sarebbero fatte, perché hanno svolto un ruolo importantissimo le donne. Quando sono uscito di casa il 28 mattina, sono andato casa per casa dei miei compagni di quartiere, perché io nel quartiere avevo un ruolo di dirigente ragazzi. Perché? Non perché ero il più bello o il più intelligente, perché ero l'unico studente. Dovete studiare. Studiare perché è l'unica difesa che abbiamo per sconfiggere questa deriva filo nazista, filo fascista, è la cultura. Più imparerete, più potrete difendere i vostri progetti per l'avvenire. Sono la prova vivente, perché io non ero nessuno. Non ero figlio di qualche boss, figlio di un ricco, no. Io avevo un solo privilegio rispetto alla massa dei giovani del mio quartiere, che ero l'unico studente e comandavo. Questa è la risposta che do ai giovani. Studiate, acculturate. Più saprete, meglio vi potrete difendere. Difendere contro questa deriva neonazifascista. L'unica arma è la cultura. Acculturatevi.